a un uomo che tanto ha fatto per la città, che sta qui a Foggia da 60 anni, credo sindaco, che se Nadia continuerà così tanto a frequentare Foggia, prima o poi dovremmo pensare anche a lei la cittadinanza Ma che foggiana. bella Mai questa cosa. più foggiana, devo dire, i ragazzi dicono che si trovano sempre molto disponibile e soprattutto parlando di te, sempre pronta a rischiare. Per chi fa questo mestiere, che poi non vive di grandi certezze, vive di grandi riconoscimenti, ma difficilmente di grandi certezze, credo che poi in realtà sia il complimento più bello che si possa fare ad un artista che dimostra di essere generosa non tanto sul palco, quando si dà, ma generosa poi nella vita reale, soprattutto nei confronti di due giovani, due folli. Io raccontavo poc'anzi al sindaco che loro spesso vengono in assessorato senza motivo. Perché a Emanuele piace molto fare i dolci, per cui lui ogni tanto ci viene a trovare e ci porta un dolce fatto da lui o a seconda delle ricorrenze, il dolce del momento, e lo distribuisce ai collaboratori dell'ufficio cultura, a me, si pone con una tale gentilezza e con un tale garbo che nel suo caso corrisponde poi a tutto quello che si vede nel Sono gli palco. stimoli. Sì, nel suo caso, come in quello, no, non viene mai per chiedere nulla, viene per il piacere di venire. E siccome il sindaco ha aperto con la parola più giusta che potesse esserci, sostenere, parlando dell'assessorato, ci ha ringraziato per aver sostenuto, per aver dato sostegno, sorretto, aiutato. Questo è il compito. Non grandi cose, ma quei piccoli gesti che vanno nella direzione di un gruppo di ragazzi, e ne vedo tantissimi di giovani, di un'accademia che ha il proprio debutto. E se è vero come è vero che il debutto è una prima volta, io devo dire che qui di prime volte ce ne sono tantissime. La prima coreografia, la prima volta di una mamma, e questa è una cosa che mi ha emozionato particolarmente, di una mamma e di un figlio sul palco insieme, nessun legame più profondo, per cui anche da questo punto di vista mi piace che i ragazzi abbiano deciso di debuttare a Foggia, non dimenticando l'importanza del rapporto con la propria città. È normale, accadrà, è fisiologico che prima o poi tutti voi che avete un sogno spiccherete il volo, per cui vi troverete a calcare altri palcoscenici, l'augurio, però è altresì bello notare come in realtà non dimenticate la vostra città. Questo debutto doveva essere, io ho il dovere di dirlo, sindaco, doveva essere a Roma, perché avevano chiesto che avvenisse a Roma, e invece loro hanno deciso di farlo a Foggia perché era giusto così, perché era giusto dare importanza al teatro, al territorio, perché è giusto partire da casa per poi tornare più consapevoli, più ricchi, più felici, più pronti a condividere esperienze, questo è l'obiettivo. È un momento di condivisione e di gioia, è un momento di arricchimento che è quello che voi darete a noi. Ho visto poc'anzi in sala Nino De Rogatis che con i ragazzi di Luce Scena, pochi giorni dopo di questo spettacolo, metterà in scena un altro spettacolo con Natalie Caldonanzo, un'altra prima che debutta al Teatro di Foggia, un altro evento fuori abbonamento del Teatro Pubblico Pugliese che sarà guardato con un'attenzione particolare perché poi chissà, magari lo spettacolo partito da Foggia farà un giro importante. L'importante è che poi non vi dimentichiate di tornare qui perché non solo è casa vostra, perché qui ci sono le vostre radici, perché da qui tutto è partito e siccome si ritorna sempre dove si è stati bene e felici, perché no? Sempre felici di riaccogliervi. In bocca al lupo, ragazzi.